Mi sono un po' ispirato all'arte sacra orientale, direi. Riconducibile a certe pitture che si usano sia nel buddismo che nell'induismo per la meditazione. La parte nera, che in questi ultimi anni è diventata la parte irrazionale, due barre, anzi una sotto e una all'interno, che sarebbero le parti più razionali che cercano di riordinare un po' il caos, un insieme di colori che sono un po' il passaggio tra le due cose.